Grande partecipazione sabato mattina alla manifestazione dal titolo Che razza di futuro ci state lasciando, organizzata dagli studenti del liceo scientifico Enrico Fermi di Policoro in collaborazione con il coordinamento studentesco lucano. Oltre 5.000, secondo una prima stima, i partecipanti al corteo provenienti dalle scuole di Policoro, ma non solo, che ha attraversato tutte le strade principali della città ionica, trovando anche la partecipazione dei negozianti che hanno abbassato le serrande della propria attività. Il corteo si è poi concluso in Piazza Segni, dove per un'intera giornata i ragazzi hanno alternato momenti di animazione musicale con spazi di riflessione e attenzione verso tematiche complesse come la tutela dell'ambiente e il no alle trivellazioni in terra e in mare. L'evento è collegato alla Marcia Globale per il Clima, la manifestazione che si terrà in diverse parti del mondo in occasione della conferenza sul clima delle Nazioni Unite, in programma a Parigi dal 30 novembre all'11 dicembre, dove i grandi della Terra si incontreranno per trovare soluzioni all'emergenza climatica planetaria. Anche Policoro e il Metapontino hanno voluto mandare il loro messaggio, come ha spiegato ai nostri microfoni uno dei rappresentanti d'istituto del liceo del centro ionico, Antonio Mele. Noi ragazzi vogliamo un futuro qui in Basilicata, non vogliamo essere costretti ad andarcene all'estero oppure fuori regione per lavorare, vogliamo continuare a stare qui nella terra che stiamo imparando ad amare. Adesso con le nuove riforme che i politici stanno facendo stanno contrastando il nostro futuro. Noi non abbiamo futuro qua, dobbiamo fare qualcosa per riprendercelo. Se noi ragazzi cambiamo mentalità, se noi ragazzi ci accorgiamo del vero problema che sono queste trivelle, questi pozzi, questo schifo che sta succedendo nella nostra regione, possiamo cambiare qualcosa, noi saremo il futuro, noi possiamo cambiare attraverso la nostra scelta. Noi non ci fermeremo qua, continueremo con comitati, manifestazioni, noi non vogliamo che questo schifo si attui in Basilicata. Abbiamo preparato per questa manifestazione una piattaforma da presentare a tutti i comuni in cui chiediamo l'abbandono urgente delle energie fossili e una sostituzione di energie rinnovabili. Perché con questo sviluppo noi non abbiamo vita, noi siamo costretti ad andarcene. Qua in Basilicata per noi non c'è vita.